Ragazzi, oggi è un gran giorno e sapete perché lo è? Perché oggi aprirò la nuova rubrica. E tu chi sei? It's me, Mario! Oh no, ti prego, risparmami! L'abbiamo ritorno! Oh no, anche un esercito! Retro. I would like to introduce. Okay, let's go. Yeah! Ehi là, ragazzi, io sono Rayman. E indovinate un po' cosa sono? Esatto, sono una melanzana. O forse no. Ragazzi, ma sono io, il vostro Iero. Ve la siete bevuta, eh? Il gioco di cui andrò a parlare oggi è Rayman. Rayman 3 per la precisione. Parto subito dicendo che Rayman è un gioco di ballo. Ok, non è solo un gioco di ballo. Anzi, non lo è per niente. È invece un platform su sfondo fantasy, un po' la Crash Bandicoot per intenderci. Chi ha creato scalpore tra gli amanti dei primi due capitoli della saga. Perché in questo Rayman vi è una notevole innovazione della grafica. E si fa conoscere, oltre che per il gameplay abbastanza inusuale, anche per i suoi esilaranti video, che sono fuori da tutti gli schemi. Ma che diavolo è questo? Il detersivo laser che trasforma i tuoi abiti in tenuta da combattimento! So già cosa state pensando, starete dicendo ma che palle, Iero, puoi fare solo questo? La risposta è no, perché come ogni altro platform che si rispetti, presenta molteplici minigiochi, tra cui quello che vi sto mostrando proprio ora. In pratica ci ritroveremo a dover viaggiare da un mondo all'altro attraverso una specie di turbo skate, il tutto però condito da scenari psichedelici. Questo metterà alla prova i vostri riflessi e la vostra agilità nel premere i tasti. È perciò sconsigliato l'utilizzo di tastiere ottocentesche come la mia. E per quanto riguarda il mouse, beh, il mio non se l'è cavata poi così male. E vi assicuro che è anch'esso molto arretrato. Fai banana!